Buongiorno a tutti, come di consueto all'inizio di questa nuova settimana vi aggiorno sul Covid-19 relativamente al nostro territorio. Vorrei inoltre darvi tre informazioni importanti per la comunità. Relativamente al Covid-19, ad oggi abbiamo 53 persone che sono risultate positive al tampone e di queste 12 ospedalizzate. 27 riportano sintomatologia riferibile al Covid-19 e 23 sono poste in quarantena fiduciaria per contatto stretto. Nota positiva rispetto a settimana scorsa è che 30 persone hanno concluso il proprio decorso della malattia o sono uscite dalla quarantena. Una nota negativa, anche questa settimana, purtroppo abbiamo avuto un decesso riferibile a Covid-19. Ci stringiamo come amministrazione e a nome di tutta la comunità al dolore dei familiari. Le tre informazioni sono la prima, di cui vi chiedo di prendere nota, la prima riguarda la piattaforma ecologica. Ho sentito il sindaco di Solaro che di buon grado ha accettato la proposta di riaprire da lunedì la piattaforma ecologica, ma solo su appuntamento. Nei prossimi giorni troverete sul sito il numero da effettuare qualora aveste necessità di utilizzare questo servizio. La seconda riguarda la spesa nei comuni limitrofi. Mi è stato chiesto ancora recentemente se si può o meno andare all'Esselunga di Solaro o al Tigros di Caronno. Allora, come ha specificato anche il prefetto, il dottor Renato Saccone, in una nota del 1º aprile, è possibile, qualora non si trovi adeguata risposta nel proprio territorio, anche per mancanza di supermercati, andare nel comune limitrofo e comunque nell'esercizio commerciale più vicino. Quindi, nel nostro caso, gli esercizi commerciali più vicini dei comuni limitrofi sono l'Esselunga di Solaro, il Tigros di Caronno, il Corna di Caronno. L'ultima informazione è molto importante perché ci stiamo approssimando alla festa della Liberazione, alla festa del 25 aprile. Quest'anno non ci potrà essere un corteo pubblico, non ci potrà essere una celebrazione pubblica e quindi vi chiedo alle 11 di connettervi sulla pagina Facebook del Comune di Cesate. In diretta trasmetteremo una celebrazione più sobria con la presenza mia, del comandante della Polizia Locale, del comandante dei Carabinieri, di un rappresentante dell'ANPI. Vi chiedo di non venire per non creare assembramento, ma di seguire insieme la diretta di questa celebrazione che ci vede uniti come comunità cesatese e come comunità italiana. Grazie a tutti, buona giornata e buona settimana.